Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Io sono il nuovo presentatore. Non è vero, sono sempre io, mi sono solo tagliato la barba, sembro un po' più giovane e quindi, visto che il canale è seguito da molti giovani, volevo sembrare giovane anch'io. Nel video di oggi dobbiamo vedere un sacco di cose. Perché? Perché c'è il turno infrasettimanale, quindi dobbiamo vedere i pronostici già a partire da domani con la partita tra Inter e Fiorentina. Poi dobbiamo vedere il fantacalcio, perché comunque si è appena conclusa la giornata e riparte subito un'altra giornata, e in più devo fare il processo ai pronostici della scorsa giornata. Quindi dobbiamo vedere un sacco di cose. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Come sempre ringrazio Davide per la copertina speciale che mi ha fatto per la giornata di oggi e andiamo a capire come impostare questo video. Allora, partiamo dal processo sui pronostici della scorsa giornata. Ne sono state indovinate 5 e ne ho sbagliate altrettante 5. L'ho detto mille volte, ma lo ripeto perché a quanto pare non entra nella testa dei più teste di cocco. Allora, questi video non sono schedine. Faccio dei pronostici, non gioco una schedina con le 10 partite della Serie A. Non le gioco, tanto più perché non ci sono le statistiche, quindi è impossibile fare un picchetto tecnico, perciò l'analisi che faccio è semplicemente dettata dal controllo delle quote per quello che è possibile e da intuizioni personali, chiamatele come volete, idee personali sulle partite e su quello che dovrebbe essere il campionato. Però è molto diverso dallo studio statistico di metodo Stats for Bets. Lo studio statistico di metodo Stats for Bets ha bisogno di almeno 6-7 partite. E quindi, quando mi trovo i commenti di questi scassacoglioni che non ne è presa manco una, a parte che 5 su 10 non è manco una, non è buono sicuramente, però le partite con le statistiche che stiamo studiando nel gruppo gratuito su Telegram stanno andando da paura. È stato un weekend da paura perché sabato su 20 ne ho prese 18, domenica su 30 ne ho sbagliate 6, quindi ne ho prese 24. Cioè, quando posso studiare il picchetto tecnico e le statistiche, normalmente i pronostici vanno piuttosto bene. E stanno nel gruppo gratuito, li puoi andare a vedere, vai su Telegram, cerchi Stats for Bets app, entri nel gruppo gratuito e ti rendi conto da solo di come stanno andando i miei pronostici. Poi ovvio, questi video della Serie A, io l'ho detto mille volte, non andranno benissimo all'inizio perché non ci sono le statistiche, non c'è il picchetto tecnico, quindi dopo un po' sta rottura di coglioni del mi rompe i coglioni, cioè una rottura di coglioni mi rompe i coglioni, anche perché si nascondono dietro al non accetti le critiche. Di che? Io le critiche le accetto tranquillamente. Se venite a dirmi secondo me è sbagliato questa analisi perché il gol di quella squadra era più quotato, ma ci parliamo, ci confrontiamo, a me mi sta benissimo. Io mando a fanculo nei commenti quelli che non le pigli, perché? Ma chi sei? Stai sul mio canale, ma chi te conosce? Non ti piace? Va su un altro canale. Cioè, bisognerebbe capire che su internet non è che si può dire tutto, e soprattutto quando si va a commentare un canale di un'altra persona, si entra dentro casa di quella persona, quindi se vuoi dire quello che pensi sei il benvenuto, ma devi mantenere un minimo di educazione, altrimenti se tu entri dentro casa di uno e gli dici e quello ti manda a fanculo, è normale. Poi non potete fargli offesi, ah no perché sei maleducato, cioè sarò pure maleducato, ma chi te se ne cura, fallo sul canale tuo. Anche perché, altra cosa, sono un po' polemico oggi, fanno tutti gli esperti di betting, no? Però io, per esempio, se gli altri ci prendono di più o di meno di me, non lo so. E sapete perché non lo so?
perché non li vado a guardare. Cioè, se sei già un esperto di betting, se già sai come vanno le schedine, ma che ti metti a guardare i video? Quindi vuol dire che uno, non sai di betting e quindi devi guardare i video per fare le tue schedine. Due, quando vedi uno che fa un errore, stai lì a rompergli i coglioni. Quindi sei doppiamente deficiente, dal mio punto di vista, per carità, poi magari è sbagliato quello che sto dicendo. Quindi, cioè, il mio consiglio è di usare questo canale per confrontarvi con me, se volete chiedermi le cose, avere curiosità, guardare i pronostici, ci divertiamo, facciamo il fantacalcio, facciamo i pronostici della Serie A, abbiamo fatto il mondiale, cioè io questo canale mi diverto a tenerlo in piedi, però non mi va, cioè dopo un po' mi rompo i coglioni di rispondere agli imbecilli e quindi li mando a fanculo, sarà un mio limite, però tant'è. Quindi, detto questo, secondo me il pronostico della scorsa giornata è andato bene perché ci sono stati 5 esiti giusti e 5 esiti sbagliati. Per essere alla quinta giornata mi ritengo soddisfatto. Passiamo al fantacalcio. Il fantacalcio c'è primo, ha vinto il premio uno che si chiama Werder Brema. La squadra che si chiama Werder Brema in realtà ha vinto, quindi Werder Brema, scrivici, così ritiri il premio che è una settimana nel gruppo di Mattia, Stats for Corner, oppure se non vuoi stare nel gruppo di Stats for Corner, ti regalo io il PDF del libro Metodo Stats for Bets. Ok? Quindi mi raccomando, Werder Brema, scrivici così ti diamo il nostro regalo. Detto questo, arriviamo alla parte saliente. Arriviamo alla parte saliente che sono i pronostici e mi vado subito a vedere cosa ci dicono queste partite. Siamo alla sesta, comincia secondo me un altro paio di partite, un altro paio di partite, e cominciano ad essere interessanti le statistiche, però poi magari sbaglio io e vanno bene le statistiche di due partite, eh? Cioè, se secondo voi le statistiche di due partite sono sufficienti per fare un'analisi, magari sbaglio io. Cominciamo con Inter-Fiorentina. È il match clou, secondo me, della giornata, perché sono due squadre veramente rilanciate. Mi ha sorpreso l'Inter che ha vinto a Genova. Lì, per esempio, ho sbagliato il pronostico, avevo detto esito gol o comunque gol della Sampdoria. È stata una partita in cui ci poteva stare tranquillamente l'esito gol, però tant'è. E contro una Fiorentina che, signori, è terza in classifica, 11 gol fatti, solo 3 subiti, è veramente una bella partita. Sembrerebbe l'esito gol il migliore in questo senso, perché comunque l'Inter in casa io un gol me l'aspetto, la Fiorentina sta facendo veramente molto bene, quindi l'esito gol mi sembrerebbe un'ottima soluzione. Le quote lo danno, ma non così favorito, perché è 1,75. Quindi se uno volesse tutelarsi un po', invece che fare l'esito gol, fa l'esito over 1,5. Così se ne fa due solo l'Inter oppure solo la Fiorentina, la vince lo stesso. Le quote danno l'Inter a 1,70, decisamente favorita. Però l'Inter si è ripresa da poco, poi onestamente fare i pronostici dell'Inter è sempre molto difficile, perché è una squadra che fa, cioè, perde con il Parma, poi batte il Tottenham, poi batte la Sampdoria, poi magari perde 4-0 con la Fiorentina, cioè l'Inter è veramente un macello da pronosticare. Però diciamo che io andrei sui gol, perché l'esito 1x2 proprio non lo so valutare. Poi passiamo al mercoledì. Udinese-Lazio, si è svegliato finalmente Ciro Immobile, mentre l'Udinese ha continuato a far punti anche a Chievo, onestamente sorprendendomi. E infatti questa partita qui, sono due squadre che stanno quasi a pari punti, 8 l'Udinese, 9 la Lazio. Vediamo un po' se c'è qualche indicazione sulle quote. Le quote danno favorita alla Lazio, ma è un favorito da x2 perché è pagata 1,90, è alta la quota per puntare direttamente sul 2. Molto favorito, molto molto favorito in questo caso è l'esito gol.
non lo so io se sto esito gol. La Lazio ha subito 5 gol in 5 partite, però non scordiamoci che nelle prime ha giocato contro Napoli e Juventus. Infatti nelle ultime giornate secondo me la Lazio non ha subito tanto, viene da 3, ah no, col Genoa il gol l'ha subito però per un errore difensivo. Io non... l'esito gol non lo so, qui è molto favorito dalle quote. Secondo me forse over 1,5 più tranquillo. Atalanta-Torino. Atalanta-Torino. Ci abbiamo l'Atalanta che ha ripreso il Milan e ha rigiocato come giocava quando ha umiliato la Roma. Non è facile. Cioè, vedi perché poi io non voglio dare il... gli esiti su ste, perché su ste quote così alte senza picchetto tecnico, ma cioè proprio andare all'arrembaggio come stupidamente, cioè non è facile, no? Non mi piace giocare in questo modo. Infatti lo ripeto, non sono schedine, sono solo pronostici. Che ti dico su questa? Guarda che quote che c'hanno. Anche in questo caso l'esito più favorito dalle quote è l'esito gol. Stanno tutte e due in un brutto momento perché comunque l'Atalanta non vince da 5 partite, mentre il Torino ha vinto 1-0 con la Spal, poi ha pareggiato con l'Udinese e perso col Napoli. Boh, ci starà sta esito gol? Diciamo esito gol, però non so convinto, non ci stanno elementi per capirlo. Cagliari Sampdoria, quote altissime sull'1x2, illeggibili su under over gol no gol. Pure qua, raga, ma che ve devo dire, cioè non faccio più sti video, smetto di fare video. Allora, secondo me l'esito buono per questa partita è il gol della Sampdoria, è la cosa che mi sembra più logica vedendo questi numeri e soprattutto queste anche le partite disputate. Cioè comunque la Sampdoria con l'Inter ha perso, ma se avesse strappato un punticino, fatto un gol, ci stava completamente. Ha un attaccante in stato di grazia che è De Frel, aveva segnato anche contro l'Inter e gliel'hanno annullato per il VAR. Quindi io punto sul gol della Sampdoria in questo caso. Genoa-Chievo. Il Chievo mi sorprende perché partiva sicuramente con questa penalizzazione, è ok, ma in realtà al di là della penalizzazione ha fatto punti solo contro la Roma praticamente, perché per il resto sta a pezzi, sorprendentemente a pezzi, ha perso 6-1 con la Fiorentina, non ha fatto 0-0 in casa con l'Empoli, ha perso in casa con l'Udinese, è venuto a fare bella figura solo con la Roma. Quindi, mentre il Genoa sicuramente ha preso una bella scoppola sia contro la Lazio che contro il Sassuolo, però c'ha quell'attaccante lì, Piatek, che sta facendo molto bene. Io questa la vedo da 1x sicuramente, e direi 1-3 gol a casa. Se uno non vuole giocare il gol del Genoa e magari sarà pagato troppo poco, direi 1-3 gol a casa è un'ottima soluzione. Juventus-Bologna. Questa la faccio così, a gesti. Dai. L'unico accorgimento che mi sento di fare su questa partita è che vedo molto molto basso l'over a 1,53 e molto molto basso il no goal. Quindi significa che l'over deve venire solo da una squadra, ovviamente la Juventus. Sicuramente la Juventus lo può battere 3-0 il Bologna, non è che sia quello il problema. Però l'accorgimento che sto utilizzando di solito, l'ho detto in svariati video, è puntare un over 2,5 solo quando è buono anche l'esito gol.
in questo caso non è buono l'esito gol, perché il Bologna non si aspettano proprio che possa segnare. Il fatto che abbia vinto con la Roma non significa niente, perché ecco, praticamente ha vinto da sola. Io punterei 1 e over 1,5. Magari, se vogliamo alzare un po' la posta, si potrebbe puntare il gol della Juventus 2-4 gol, perché sicuramente gliene fanno più di uno, magari non superano i 4, magari. Perché comunque lui, con il Frosinone, ha sofferto, gliel'hanno incartata per un bel pezzo di partita. Napoli-Parma, Parma sorprendente ma neanche troppo, perché ha giocato sempre bene finora, quindi non sta sorprendendo. Il Napoli, dopo un momento un po' così di crisi, mini crisi, si è rimessa in carreggiata. Comunque è la seconda ed è la principale antagonista alla Juventus. Secondo me è un antagonista che guarderà la Juve sempre un po' da lontano, non sarà mai pericolosa, però comunque la squadra più forte per arrivare seconda. Credo che vinca il Napoli, ovviamente, infatti le quote la pagano pochissimo. Qui l'esito, ecco, questo esito no gol non lo condivido. Il no gol è pagato 1,66, è poco, perché comunque il Parma con Inglese, con Stulak, ci stanno due, con Gervinho, ragazzi, Gervinho sta a fare il mostro, ci stanno due o tre elementi del Parma che secondo me, allora, la giocata facile è 1 over 1,5 sicuramente, la giocata difficile però che ci sta per i valori che stanno in campo è l'esito gol, il fatto che il Parma possa segnare una rete, perché secondo me ce l'ha nel DNA, sia grazie a Gervinho sia grazie ad Inglese, che poi ai vari Stulak, Barilla, insomma c'ha un bel centrocampo, quindi dipende dal tipo di giocata che volete fare. Secondo me l'esito no gol a 1,66 è una trappola, è molto più interessante l'esito gol 2,10 secondo me. Poi ovviamente vince il Napoli, però il Parma non gliela va a regalare, penso, poi dipenderà anche dalle formazioni. Roma-Frosinone, santo Dio, io non lo so, ragazzi, il Frosinone c'ha 0 gol in 5 giornate, 0 gol fatti, come il Bologna. Se giocavamo a Frosinone, ti dicevo, punta tutta la vita sul gol del Frosinone. Giocando a Roma, la Roma sta in ritiro, in punizione, Di Francesco è praticamente quasi esonerato, o vinci 10-0 o comunque, pure se batti il Frosinone 2-0, non hai fatto niente, cioè non c'è niente da esultare. È una situazione drammatica, perché secondo me si è messa proprio di traverso la squadra di Francesco, secondo me, per fare dei risultati così di merda. No, non può essere la preparazione, non può essere, cioè, secondo me c'è proprio lo sbando nello spogliatoio. Qua un po' come Napoli-Parma, però purtroppo noi non siamo il Napoli. Vogliamo rischiare? Giochiamo sul gol del Frosinone. Questo mi viene da dire, perché comunque il Frosinone con la Juventus non è mai stato particolarmente pericoloso, però non ha giocato male. Io non credo, non voglio credere che possa venire a fare punti a Roma. Non lo voglio credere. Cioè, proprio da tifoso, se Frosinone fa punti a Roma, ragazzi, cioè, non me lo fate di. Quindi, questo è un... Da questo punto di vista è questo. Dal punto di vista del betting, il rischio del gol del Frosinone io lo azzarderei, perché comunque non segna da 5 giornate, si deve interrompere, la Roma sta a pezzi, a pezzi, a pezzi, che dopo questo ritiro punitivo secondo me faranno ancora più cagare, e quindi è un rischio che, cioè, che uno può provare, consapevole che sia un rischio, però paga, perché paga sopra il 2, quindi
è veramente brutto essere tifosi della Roma in questo momento. Passiamo a Spal Sassuolo del giorno dopo. Sorprendentemente, una a 10 è terza in classifica, una a 9 è quarta in classifica, è uno scontro di alta quota. Sono due squadre diametralmente opposte. La Spal segna e subisce poco, il Sassuolo segna e subisce tanto. In un caso di questo genere non è facile capire quale delle due filosofie di gioco prevarrà. Vediamo un attimo. Le quote puntano sull'under, però è più bassa la probabilità dell'esito gol. È da stare attenti, questa è da over 1,5, under 3,5. Io non userei i parametri di mezzo, quindi over 2,5 e under 2,5, perché quote messe in questo modo non vedono né l'uno né l'altro, te le fanno apposta per fare scegliere te, poi tanto l'errore male che va è tuo. E il Sassuolo un gol nel DNA ce l'ha e la Spal in casa comunque finora ha fatto bene, quindi over 1,5 o under 3,5 sono le due soluzioni più prendibili. Finiamo con... Quindi ci rimane solo Empoli-Milan. Sfida particolare, perché il Milan comunque ha giocato veramente bene contro l'Atalanta, meritava il primo tempo di stare anche 2-3-0 e poi invece ha pareggiato, è stata la sorpresa. L'Empoli era partito benissimo contro il Sassuolo, gol di Caputo che avevo anche detto spero che segni perché ce l'avevo il fantacalcio, e invece è stato, cioè ha segnato ma poi è stato travolto da questo Sassuolo veramente in grande spolvero. Difficile che l'Empoli batta il Milan visto contro l'Atalanta, però allo stesso tempo non è malaccio questa squadra, cioè comunque gioca, sì, perde perché purtroppo sta perdendo, però io proverei forse ad azzardare, vediamo un attimo le quote, si potrebbe azzardare un esito gol, un altro golletto di Caputo ci starebbe benissimo. Per stare più tranquilli un over 1,5, perché comunque le quote in questo momento stanno andando verso l'esito over e quindi magari non c'è proprio l'over 2,5, però si potrebbe rischiare l'over 1,5. Scommessa più difficile l'esito gol, però vedendo il Milan anche contro l'Atalanta, il Milan in 4 partite ha fatto 7 gol ma ne ha subiti 7, quindi comunque non ha proprio una difesa impenetrabile. Il problema è che l'Empoli ha segnato solo 4 gol. Non è facile, è proprio una di quelle linea piatta, cioè non riesce a vedere un picco e dice oh mazza questa segna tanto oppure subisce tanto, è molto piatta come situazione, quindi con solo 5 partite alle spalle, il Milan addirittura solo 4, è difficile prendere una posizione. Proverei a rischiare l'esito gol se uno vuole rischiare un po' di più, oppure l'esito over 1,5 dovrebbe essere il più tranquillo. Credo x2, credo, però sull'1x2, su queste quote così come fai a esprimerti? Cioè il Milan viene pagato 1,64, quindi facilissimo. In realtà abbiamo visto l'Atalanta che non è poi così facile, quindi l'Empoli che comunque deve fare punti, gioca in casa, magari è un pochino più difficile di rende, e quindi l'esito x2 mi sembra un pochino più congeniale, non dico più facile perché comunque non è più facile, però magari più congeniale alla tipologia di giocata e al mio modo di studiare le partite. Il mio modo di studiare le partite, per chi segue il canale da un po' lo dovrebbe sapere, per chi è nuovo magari no,
però comunque si basa sulla ricerca degli esiti con le statistiche più alte e poi paragonare le statistiche alle quote, quindi a confrontare le statistiche con le quote. In questo momento non è possibile fare l'analisi statistica, quindi va da sé che le quote non sai mai se te le stanno offrendo in maniera corretta oppure no. Detto questo, rinnovo l'invito che ho fatto all'inizio, ossia se volete realmente vedere le giocate oltre a questi pronostici fatti in video, c'è il gruppo Telegram che è gratuito. Vengono ogni giorno, o quantomeno ogni volta che faccio delle giocate nel gruppo privato, vengono mostrate nel gruppo gratuito alcune di quelle giocate, e sta andando molto bene, perché comunque negli ultimi giorni abbiamo veramente alti rendimenti. Benissimo, per questo lungo video è tutto. Polemica iniziale c'è stata, processo c'è stato, di fantacalcio ne abbiamo parlato, i pronostici li abbiamo visti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!